A legislazione vigente, la regolamentazione delle lobby e la regolamentazione delle fondazioni politiche, secondo lei è sufficiente così com'è? Assolutamente no, è una delle questioni su cui intervenire. Perché credo non accade? Le lobby credo che siano state una delle materie più oggetto di disegni di legge nel nostro paese mai fatte. Ovviamente c'è bisogno di una legge seria delle lobby, una legge diciamo, perché le lobby non è una brutta parola. È una parola che in tutti gli stati del mondo è una parola seria, che però è una parola che richiede anche regolazione, soprattutto trasparenza. Le fondazioni politiche, ma le associazioni che fanno politica, hanno bisogno di regole che riguardano trasparenza in entrata e in uscita, questo lo stiamo dicendo da tempo. Non ha la percezione che siamo peggio di quanto fossimo 25 anni fa con Mani Pulite? Assolutamente no, diciamo, i fatti sono ovviamente secondo me molto diversi, cioè, non dimentichiamo cosa è stato Mani Pulite, non dimentichiamo tangenti come quella Enimont, ovviamente nessuno pensa che la corruzione sia particolarmente diminuita e non sia sistemica, ma nessuno pensa che la corruzione si possa vincere in 3 anni, in 5 anni, in 10 anni. La corruzione è un fenomeno che nel nostro paese è radicato e proprio perché è radicato ha bisogno di tempi tutt'altro che brevi. Ma non c'è più indignazione però nel nostro paese. Ma non mi pare che sia così, sia il contrario, io invece l'indignazione la vedo, ma noi abbiamo bisogno anche però meno di indignazione di quella di chi urla e poi si dimentica il giorno dopo. Noi l'abbiamo vissuta l'indignazione di Mani Pulite. È stata spesso un'indignazione che è stato un fuoco di paglia, perché dopo un po' la gente si è stancata. Noi abbiamo bisogno di consapevolezza più che di indignazione.